Amici e amiche di SpazioTech, un saluto e un bentornati da Marco sul nostro canale YouTube. Oggi recensione di loro, delle cuffie che nelle scorse settimane sono state fra le più chiacchierate della scena tech. Si parla di un prodotto consigliato addirittura da Honor, ma bando alle ciance, subito dopo la sigla le andiamo a scoprire insieme, dato che oramai sono diverse settimane che le uso. Prima lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdervi nessuno dei nostri video, riempite il box dei commenti qua sotto e sigla! Dicevamo quindi cuffie consigliate direttamente da Honor, un po' come faceva quindi al tempo Huawei inserendo, come fa tuttora Xiaomi, inserendo al suo interno dell'ecosistema tanti prodotti non realizzati direttamente dall'azienda stessa ma delle aziende terze, quindi da inglobare all'interno del proprio ecosistema. In questo caso ci prova Honor con delle Honor Choice, si chiama Moechen, scusate un po' la mia pronuncia per questo nome veramente non facile, cuffie che sono diventate famosissime perché soltanto poche settimane fa sono state protagoniste di un prezzo addirittura di 4 euro, quindi solamente 4 euro per portarsi a casa questo paio di cuffie True Wireless. Come? Attraverso il nostro gruppo di offerte, ve l'avevamo segnalato, in molti di voi le avete acquistate, poi il suo prezzo è tornato sui 30 euro, un prezzo comunque aggressivo e in linea con altri prodotti simili, quindi in questa recensione vi racconterò se valgano o meno la pena acquistarle. Andando ad aprire la confezione di vendita, nulla di trascendentale, ci troviamo davanti a un libretto per le istruzioni, il cavetto per la ricarica che è Type-C, quindi questo è assolutamente un dato interessante, ricarica che purtroppo non avverrà in maniera wireless, quindi dovrete per forza passare attraverso questo cavo o un altro che avete in casa, attraverso poi un alimentatore esterno. Presenti dei gommini di ricambio, gommini perché sono delle cuffie in-ear, delle cuffie che in parte riprendono un po' il design delle AirPods Pro, quindi con un gambo leggermente più ristretto e poi la parte in gomma che va a entrare all'interno del nostro padiglione auricolare. Devo dire che a livello di design e di vestibilità sono riuscito a trovarmi abbastanza bene con questo paio di cuffie, quindi non sono né troppo pesanti né troppo invasive una volta indossate, questo secondo me è un dato molto interessante, e quindi lato design, lato estetica, secondo me mi sento assolutamente di premiarle. Essendo però un paio di cuffie true wireless, l'importante oltre al design è poi la funzionalità, quindi come suonano, come va la batteria, come si comportano nell'uso di tutti i giorni. Si parla di un paio di cuffie che fa dell'autonomia sicuramente il suo punto di forza, perché sia attraverso il case sia attraverso la batteria al loro interno non vi lasceranno assolutamente mai a piedi. Se volete magari ascoltare la musica di tanto in tanto, soltanto una mezz'oretta nella vostra pausa pranzo, magari nei vostri spostamenti da e per lavoro, non avrete degli strani drain di batteria, quindi avrete sicuramente un paio di cuffiette sicuramente affidabili sotto questo punto di vista. Io sono riuscito a scaricarle veramente in tantissimo tempo, quindi sono delle cuffie con diverse ore di autonomia, sia tramite la loro autonomia residua che una volta inserita all'interno del case, che le ricarica veramente almeno 4-5 volte per l'intero, quindi sotto questo punto di vista assolutamente positive e promosse, per un paio di cuffie che a qualsiasi livello le si vada ad ascoltare, secondo me hanno una scarica abbastanza lineare, quindi autonomia promossa. Una volta inserite all'interno dell'orecchia, qui importante, questo ve lo voglio segnalare perché so che viene richiesto da molti di voi, si può andare a utilizzare indistintamente l'una o l'altra cuffia, quindi senza doverle estrarre per forza tutte e due. La configurazione avviene in maniera molto rapida, la prima volta andando ad aprire il case partirà in automatico la ricerca Bluetooth e sul vostro dispositivo le potrete andare a cercare tranquillamente, quindi anche sotto questo punto di vista veramente molto affidabili durante l'utilizzo. Una volta che andrete ad aprire direttamente il case, loro andranno a cercare l'ultimo dispositivo col quale avete fatto il pairing, quindi sotto questo punto di vista anche molto affidabili durante l'utilizzo, e in queste settimane non ho riscontrato nessun tipo di problema. L'audio che fuoriesce è un buon livello, a livello di qualità forse prestano un po' il fianco perché effettivamente sono delle cuffie per utilizzatori casual. Se volete ovviamente qualcosa di più a livello di bassi, a livello comunque di gratificazione sonora, dovete spegnere
spendere di più, però devo dire che comunque l'ascolto dei contenuti multimediali è interessante, come è interessante anche la latenza, che è forse una delle minori che ho riscontrato nell'ascolto e nella visualizzazione dei video magari su YouTube, fra la differenza quindi fra il parlato del video che stavo vedendo e ciò che arrivava nelle mie orecchie. Quindi sotto questo punto di vista anche mi sento assolutamente di promuoverle, ovviamente sempre contestualizzate al loro prezzo, non aspettatevi un ascolto da AirPods Pro ovviamente. Questa era quindi la mia chiacchierata sulle Honor Choice Moe Chen, chiamiamole così, un paio di cuffie che è diventato ovviamente popolarissimo con un primo periodo di vendita in cui le ha viste protagoniste di fortissimi sconti. Ora il prezzo che si è allineato sui 30 euro, ve le consiglio? Beh, se state cercando un paio di cuffie affidabili nell'utilizzo, sia per quanto riguarda autonomia che per quanto riguarda le connessioni, loro secondo me possono fare al caso vostro. Attenzione al design, che potrebbe non piacere a tutti, però secondo me sono promosse. Da Marco e da tutto il team di Spazio Tech un ringraziamento per aver visto anche questo video, ci vediamo al prossimo, lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi, box dei commenti qua sotto, ci vediamo sui social, anche il nostro gruppo Telegram aperto di chiacchiere, e al prossimo video, ciao!